Oh mio Dio, siamo nel regno della polvere. Io se fossi qui dentro diventerei uno shambler in pochi secondi. A un certo punto... Che succede, Michael? Sono allergico. Allora, qualcosa mi dice che dobbiamo andare di sopra. Incinta. Incinta, cazzo. Come si fa a mantenere un segreto così? Non lo dici inizialmente che non c'è la pancia. Merda, qui vive ancora qualcuno. Who is it? 4 settembre, io, Perez, Green e Adams siamo arrivati alla postazione radio 2 giorni fa e il Wolves non si è fatto ancora vivo. Per fortuna la città gli appartiene ormai. Siamo riusciti a metterci in salvo per una combinazione di fortuna e tempismo. Torres, Ward e gli altri saranno già morti, ci accampiamo qui. Per ora ci basta essere vivi. 6 settembre, non riesco a dormire, brucio per la febbre, niente medicine, ho cercato ovunque. Non abbiamo nulla, a parte le uniformi, nessuna. Ma non finisci qua, ragazzi. Nessuna risposta alla radio. Infatti dicevo, che cazzo vuol dire nessuno? Quanti di noi ce l'avranno fatta? 7 settembre. Febbriciattola, non ho ferite profonde. Posso escludere l'infezione. Gli altri stanno attendendo il buio per fare una sortita all'ospedale in cerca di medicine e altro. Prima di spostarci altrove. Sono bravi ragazzi. Perché ci mettono tanto? Perché sono morti. Ok. La nota è vecchia. È meglio stare attenti. Meglio stare attenti, quindi prendere robe. Sembra un posto tranquillo. The King Bloater e i suoi amici arrivano in otto. The King Bloater and friends. Attenzione. Che cazzo succede qua? Bisogna uscire, deduco, a breve. C'è un cavo. Ma non sento rumori di generatori, ovviamente bisognerà farlo partire. C'è un'altra nota. Chi sarà? Continua di quella di sotto, il continuo. 13 settembre, non torneranno. Noi l'avevamo detto. Saranno caduti in un imboscato, mi hanno scaricato. Non è colpa mia se mi sono ammalato, almeno la febbre è passata. Ah, quindi questo qui aveva la febbre, non è andato con loro e si è salvato. Incredibile. Ma muove di fame, forse dovrei perlustrare gli edifici vicini in cerca di cibo e provare a contattare qualcuno alla radio. Forse sì, se non vuoi morire, sì. La pioggia incessante significa che almeno non morirò di sete. Sfortunatamente fa saltare in continuazione la corrente e usare la radio diventa complicato. Non che mi abbia risposto qualcuno, ma il Wolves non può aver colpito tutte le postazioni radio della Fedra. Non può essere. Devo insistere. 16 settembre. Cazzo, ma da quanto è stato questo qua? Ho sognato che mi ridevano mentre morivo dissanguato per un proiettile allo stomaco. Mi sono alzato un'ora fa, tremante. Mi serve una sigaretta. Sono in un cazzo di teatro. Mi sarei aspettato di trovarne uno o due pacchetti in giro e invece no. E saltato di nuovo la corrente, vado sul tetto per vedere di ripristinarla. Ecco che abbiamo confermato la nostra teoria, che dovremmo andare sul tetto. Peraltro sta piovendo, mi pare di aver visto. Quindi credo che la nostra avventura finirà qui. Moriremo folgorati sul tetto per l'elettricità. Quindi aspettatevi bei momenti tra poco. Apriamo la finestra. Oh, guarda che bella pioggerellina. Il tempo adatto per questioni di corrente elettrica. È davvero un tempo da elettricista. Si è messo il cappuccio, ma che bello. Allora, signora, mi dica qual è il problema. Non va l'impianto, eh? Non si preoccupi. Noi siamo qui per morire folgorati. Ok, il dialogo che vi ho appena fatto forse era di quest'uomo, l'elettricista che è passato prima di me. Accidenti. Ti sei fritto? Forse non eri questo grande elettricista. Tutto torna! Non vi dico cazzate. No, comunque era quello di sotto che ha scritto tutte quelle note praticamente. Al primo colpo, vedi? È molto strano. È partito tutto. Non so quanto durerà, visto le scariche. Rimetti il cappuccio, eh. Adesso entriamo e ci fulminiamo. Ok, adesso prendiamo la radio. Mayday, mayday. Ecco la radio. Questa è Radio Notte. Che cos'è? La radio. Che va in onda solo di notte. Ok. Ti sono in un posto abbandonato che finalmente ho coronato il mio sogno di fare Radio Notte. La radio non va un cazzo. E fin qui. Va bene. Abbiamo una chiave. Interessante. Sapere cosa apra però. Allora forse di sotto. Non abbiamo visto di sotto altri punti. Effettivamente. Ah, è questa porta qua. Ah va, c'è la serratura sopra. È questa. Che è il teatro praticamente.
infatti. Che belli i teatri. Mi sarebbe piaciuto. Wow. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Bello quello che ha detto adesso. Bello. Bellissimo, ragazzi, quello che ha detto adesso. Prima che morisse, parlava la sera, guardo il film con Joel. Bello. Da brividi. Sì, in effetti è bello, ma è anche un po' inquietante da un certo punto non di vista. Non ci credo. Un'altra chitarra. Ormai troviamo chitarre ovunque. Adesso tu magari vuoi che suono, ma io non so suonare, Ellie. Non so suonare, non posso aiutarti. Se suoni tu va bene. Suona lei. Accorda. Sì, qualche nota te la posso fare. Se me le dici, sì. Quella di Joel. Riesci ad andare avanti sto giro? No, non ce la fa. Non ce la fa. Cioè fa sempre l'inizio e poi non riesce ad andare avanti. Bellissimo questo dettaglio qui. Oh, oh, oh. Flashback. Comincia quasi a sembrare così. Wow. Ah, faccio pena. Nah. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. Grande Joel. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. È un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerà. È un cucciolo? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini. Sta zitta e cammina. Sono io. Lo sta vedi? Attenta. Lo vedi. Tranquillo. Dopo. Lo vedi dopo. Ups. Emergiamo. Lei non sa nuotare proprio. Ma sei impazzito! Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Insomma. Ma quindi sa nuotare. Sta d'occhio. Ma nuotare non vuol dire agitarsi. Solo... spingere l'acqua con tutto il braccio. Quindi l'hai insegnato a nuotare. Esatto, vedo che recepisci. Ti sta insegnando a nuotare. Allì, vieni, guarda. Visto? Tu. Di là, guarda. Sì, ho visto. Sì. Sembra... Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Cazzo. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. No, madonna. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Va bene. Dimmite via, eh. Oddio. Andate bene. Madonna, è bello sto posto. Io voglio andarci domani. Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigare.
litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Si arriva giù. Un nuovo paio di scarpe? Ehi, quante ne hai? Non quante vorrei. Vuole un altro paio di scarpe. Vieni. Ok, al diavolo, ci rinuncio. Ora ora. Ma per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Ha mollato. Sì, e basta. È quello, vabbè. Magari di Laserdisc, ne ho sentito parlare. La davanti io? Beh, proprio. Guido la sorpresa. Porca vacca, Joel. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa. Porca merda. Porca vacca, un dinosauro! Che storia. Che storia, ragazzi! Che stai facendo? Ellie, attenta! Sto scalando un dinosauro! Sì, lo vedo. Cerca solo di non romperti l'osso del collo. Guardami! Sono su un cazzo di dinosauro! Ehi, ehi, sei impazzita? Non saltare! Aspetta, scendi. Piano. Ah! Ehi, ehi! Hai visto? Sì, ho visto. Sono stata brava? Sei stata brava a non romperti niente. Che figata. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Wow. Vabbè. Bellissima sta parte, ragazzi. Ma chi è il cappello di Indiana Jones questo? Oh, forte. Vuoi provarlo? No, grazie. Peggio per te. Beh, gli dà un po' al cappello che ha però l'archeologo di Jurassic Park. Guarda che artigli. Quello è un velociraptor. In realtà è un dinoenico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Dai, non sai il nome, cioè. In quel film che ho visto. Abbiamo pure il cappello di Alan Grant. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio? Avevo capito, sì. Bene. Ma, fare questi. Compsognatus. Nome altisonante per questi scriccioli. Sì, attaccavano in branco. Scriccioli, ma mi sa che questi... C'erano anche loro nel film. E in effetti sì. Ma in un altro. Hanno girato un seguito, ma deludente. Esatto. Bravo Joel. Grazie. Allora, già solo quelli che hanno scritto questo dialogo dimostrano che sanno quello che fanno. D'accordo? Questa è una piccola chicca, ma è molto, molto importante. È testa piccola. Joel, guarda. È un dinosauro con il cappello. Triceratopo. Finalmente un nome familiare. Ehi. Questo aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Che bello, io li faccio tutti. Tutti li faccio. Questo chi è? Questa è la faccia d'Augusto. Questa è la faccia d'Augusto. Spero diventi una moda. No, il cappello di Alan Grant. L'abbiamo lasciato Augusto. Vabbè, Augusto se lo merita però. Ah no, lo possiamo riprendere? Io lo voglio. Che cazzo, cioè... Tutto rispetto per Augusto. Cappello di Alan Grant. E lei chi è? Aspetta, vieni di qua.
Qui è chiuso. Velociraptor. Ecco. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. No, su quello no. Ne hanno fatti più grandi di quelli che erano. Mio Dio, questi invece sono enormi. Tirannosauri invece l'hanno fatto giusto. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se guardi con la luce giusta, boom, Tommy. Tommy, boom, Tommy. Ehi, questo sembra un uccello. Beh, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Poveretto. Da un film. Andiamo avanti. In effetti. Da un film, da un grande film. Beh, se piace a te. Oh sì, a me piace un sacco. No, io il cappello lo voglio, non me ne frega un cazzo, riprendilo. Porca puttana, è il cappello di Alan Grant. Vorrei averlo veramente. Ehi, hey, Joel. È lì. Ah, lui va bene, lui lo può. Non provare a toglierlo. Compio gli anni, decido io. Esatto, il suo compleanno, lo tieni tu. Sei bellissimo, guarda Joel. Dai ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma ti prego, ma non lo togliere più. Anzi, adesso che ti guardo meglio, sai che mi ricordi? Alright boy, easy. Brachiosauro, ho sempre detto brontosauro. Visitavi spesso musei? Dutch. Sì, sarà, gli adorava. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Anche la figlia gli adorava i musei. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. No, ragazzi, ma... quello è il cappello di Red Dead. Ha un suo fascino. Te l'ho detto. Secondo me è il cappello di Red Dead. L'hanno unito al tributo di Jurassic Park, ma è il cappello di Arthur Morgan. Perché hanno detto, tanto uguale a quello di Alan Grant. O gli somiglia. Non lo so, eh. I don't know, però gli dà. Ah, è qui. Sapevi che c'era? Lei va pazza. No, non fa per te. Ricattetta, ricattetta. Meglio tornare indietro. Ricattetta. Oh, ma smettila. Wow. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio, volavo Venere, tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Cazzo, bellissimo. Meraviglioso. Bellissimo. Ehi, Joel, indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa la so, era una scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzina. Ste cazzo di mosche. Grazie. Sono diventate super mosche? Cosa? No. Il diario. Ellie Diaries. Allora. Minchia. Cazzo, mi ha fatto effetto sto qua. Cioè, perché immaginatevi una ragazza che avrebbe il sogno di fare un viaggio sulla luna, l'astronomia. Per carità, sono sogni giganteschi, ma realizzabili, perché c'è chi li realizza. E vedere che qualcuno lo ha fatto in passato, ma che ora non si può più fare. Fare il disegno scrivendo one day, sperando che un giorno possa ricapitare. In quel disegno, ragazzi, c'è poesia. Poesia. Io voglio andare a cena col creatore di questo gioco. Voglio dire, ma tu sei, tu c'hai qua, tu, dobbiamo parlare. Hai 7-8 mesi? Sì, cazzo. E dov'è il volante? I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Lei sa tutto, cazzo. Aspetta, è quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla luna, direi di no. Bellissimo. Che odore c'è lì dentro? È vero. Di spazio. Di spazio. E polvere. Di spazio. Che cazzata. Di spazio. Ah,
Che veline. Beh, questi sono tutti i caschi che può scambiare praticamente, giusto? Penso di sì. Cioè, non cambia nulla, cambia sì gli stemmi dietro, sì. Ah beh, ci sono proprio le bandiere. Questa era dalla Francia, mi sa. Ah. Eh sì, va. Questo invece di cos'è? E now? Reparto audio, signori. Dopo di te. Occhio alla testa. Wow. È pazzesco. Ok. Minchia. Mica spara. Wow. Vabbè, l'accensione. Quanti sono questi comandi? È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare com'è? Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia. Un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Minchia. No, vabbè, spettacolo. Joel è il numero uno. Gustavo come suona. Ne è valsa la pena. C'è bisogno di chiedermelo. Le ha regalato il giorno più felice della sua vita. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. No. Ok. Sulla terra. Sì. Grande Joel. E now si apre qua. Eh sì. Aspetta. E di qua invece cosa c'è? Ecco a voi, the King, the Bloater and Friends. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato, dite.
Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare laggiù? Buttiamoci! Ah! Joel è sempre preoccupato. Devi sempre farmi preoccupare. Vieni qui! È un papà. Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Non male. Ma dai, ragazzi, questa è una delle storie più belle di sempre, dai. Porca puttana, se non fate la serie come si deve, spacchiamo tutto, andiamo in tutte le piazze. Questa è una grande storia, un grande potenziale, una grande opera d'arte, un grande cuore, grandi personaggi. Vedi qua cosa c'è? Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora. Forza. Lo storico scalino. E adesso chi cazzo c'è qua dentro? Perché questa mi sembra una... brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. No. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto. E centro di storia naturale, sì, avevamo intuito. E qua fauna del Nord America. Dura la vita, eh? In effetti sì. Gli serviva un abbraccio. Li uccido per loro. Oh, madonna mia. È troppo buio qui. Sì, decisamente. Ci sono altri bei messaggini qua. I quattro soldati al cancello, l'ultimo piangeva. Va bene. Oh, merda. Lo sapevo. Lo sapeva. La donna che abbiamo torturato è morta, soffocata dal suo sangue. Perché? Era una bella giornata. È il suo compleanno. Adesso questa si muove, sta volpe. C'è un altro bel messaggio qui. I disperati che si erano introdotti nel campo erano solo affamati. Va bene. E qui chi cazzo c'è però? Ah, vieni fuori. Ci sono tanti amichetti a quanto pare. Il ragazzo che si è lanciato nell'esplosione non ho potuto fermarlo. Deduco che lo stiamo per conoscere. Mattoni, stiamo per avere compagnia. Molta compagnia. Qui c'è un altro messaggio. Le persone nel furgone le abbiamo chiuse dentro e cosparse di benzina. Ah beh! Attenzione, signori. La madonna, quanta roba mi state dando? E questo beh? Volevamo mettere fine alle sofferenze, volevamo salvare l'umanità. Ogni qualvolta sacrificavamo una parte di noi stessi, i nostri leader ribadivano: ne varrà la pena. Ora ci siamo sciolti, i nostri peccati non sono valsi a nulla. Pensavo che venire qui avrebbe risvegliato qualcosa, uno scopo. I miei genitori mi si portavano spesso. È uno dei miei primi ricordi, prima del contagio, prima della crudeltà e della violenza. Ricordi che ora risvegliano solo altra rabbia. Non voglio più vivere in questo mondo. Non posso accettare quel che sono ora. Wow. Non c'è nessuna luce, me l'avevamo intuito. E anche lui mi sa che è rimasto senza luce. Comunque, non dobbiamo avere paura, giusto? Ah, stupidi animali finti. Sì, ma non credo ci siano solo loro qui. Aiuto! Porca puttana, ma che cazzo? Cazzo era un cinghiale? Ah, merda! Madonna mia! Ah! Porca troia. Chi ha le cuffie come me è morto. Dai. Sono qui. Siamo. Joy. Che diavolo era? Che cazzo ne so. Solo un animale. È un T-Rex. Bugiardi. Col simbolo delle luci. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Quando sento ste note. È passato un giorno. È durato un po' questo giorno. Questo giorno è durato un giorno.
minchia. I risvegli quelli difficili. In cui capisci che la realtà è questa qui. Insieme a me. Inizia una nuova giornata. Siamo pronti per nuove avventure. Dina è ancora viva? A quanto pare no. È un po' che non passo, effettivamente. Dove cazzo è andata? Beh, a questo punto credo che sia lì sopra. Cazzo. Insomma, non serve un test per capire. Direi che le tue ipotesi quanto sono sexy. Poverino. Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo. L'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen. Mamma. È scomparso. Che lavoro ha fatto qui, Dino? Guarda là. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece. Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. È utile. Senti, ieri sera è stato stupido. Già. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità a rapporto. Passo. Il sito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene? Passo. Nessuna iene. Un intruso. Un maschio è armato. Un intruso maschio? Tommy, dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Vabbè, perché li chiamano quei numeri. Il Crest. Ok. Adesso lei rimane qui, però. O viene con noi. Dove cazzo va? Dina. Sì. Non va bene. No. Ehi. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna, ma io sì. Ma io sì. Ok, Hillcrest. Sì. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Sì, è già accogliente in qui. Quanto bene. Deve essere Tommy. Sì, siamo nel posto giusto. Merda. Ci sono già dei posti qua. Controlliamo se c'è roba. Controlliamo se c'è roba. Come danno? Il retro. E questo? Sempre sti cazzo di lupi. Ci considerano conigli, mostra i denti. Va bene. Ma guarda un po'. Volevo giusto comprare dei jeans. Ecco, guarda questa via come bellina. Chi si apre? È bloccata, chiaramente. E noi ovviamente ora ci addentreremo qui.
madonna mia. Cazzo è? Boris Legasov, Sanni Valarca, il primo posto. E questo chi è? Oh, niente male. Buon compleanno papà, il miglior cacciatore di clicker di tutta la zona quarantena. Oh, madonna, porca puttana. Il mio banco da lavoro potenzia. Beh, cadenza di tiro, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Vai, prepara la cadenza di tiro. Ehi, voglio questi suoni. Brava, pulisci. Usa lo svitol. Ma non è lo svitol. Ok, abbiamo aperto quella porticina che si era persa. Però magari c'è roba qui. Eh sì che c'è. Oh, io vado giù. Io vado giù. Io vado giù. Presa. Che vacumero abbiamo preso? Vacumero, va! Vacumero! Cos'è sta roba? Le regole del Wolfs vanno rispettate. Le istruzioni dei soldati vanno seguite alla lettera. I collaboratori della Fedra saranno giustiziati. È vietato lasciare le aree assegnate senza autorizzazione. Il coprifuoco resta in vigore fino a nuovo ordine. Insomma, gente che predica la pace. D'accordo. Allora ci siamo. Purtroppo. Dobbiamo affrontare il delirio. Ora che cosa ci attende qui? Ora è un macello, sicuro. Come ci arrivo lassù? Queste cazzo di fazioni maledette. Ma esisti, Tommy? Ma sto Raston Coffee c'è dappertutto. C'è proprio la marca. Chissà se esiste là, veramente. Ma quante cazzo di roba c'è qui, oh? Andiamo intanto al Raston Coffee. Buongiorno, Topi. Vorrei un caffè. Ma vedo che avete da fare in cucina. La porta è completamente bloccata. Qui ci sono i cesi. Ah, la madonna! Super topo, super mouse. Il topo più veloce di Parkinton. Una velocità devastante. Da record. Ok, qui si va di là. Ma noi ancora dobbiamo perlustrare grandi posti. Grandi zone. Va qua. C'è un buco. Chi è? Dica. Boris. Boris! I lupi hanno fatto irruzione nel QG della Fedra, quartier generale della Fedra, e recuperato l'elenco dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca di soldati. Non voglio finire giustiziato nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Alfie. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovessi tornare fagli tante coccole da parte mia. Ho sempre avuto un debole per te, Sofia. Yolanda. Yolanda! Yolanda. Che cosa ti è successo, Yolanda? Cara Yolanda. Yolanda! Yolanda è l'amica di Miranda. Miranda! Yolanda! Ma che cazzo mi hai portato? Allora, là sono stato. Là sono stato. Lì dietro sono stato. Qui nella melma non sono stato, ad esempio. Dai, cresti fumogeni di merda. Vaffanculo. Ok, veniamo su qua, sì. E ora dobbiamo andare verso quella carinissima automobile che è sfrecciata con violenza, che sembrava essere guidata da un gruppetto di serial killer, insomma. Ecco la nostra scaletta. Andiamo su. Saltiamo via. Dovremmo cercarlo. L'ordine di controllare il perimetro. Sì. Ma attenzione, magari passa di qui. Cazzo. No, no, Bobby, no, no. Bobby. Bobby. Cazzo, Bobby. Ok, eccola. Adesso vai. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? C'è qualcuno. Vado a dare un'occhiata. Vai. Ti vai a dare un'occhiata. Io mi devo dar cazzo, intanto. No, niente. Controlliamo i negozi. Voglio correre lì. Ok. Neanche io voglio correre rischi, voglio andarmene. Allora, intanto prendi la pistola, quella col silenziatore, che non è male. Eccolo. Questo possiamo far fuori, ad esempio, no? Qui non c'era un amichetto. Ecco qua. Ok, cosa? Cazzo.
cazzo. Forse hai sentito qualcosa. Hai infilato una traccia. E allora? Cosa? Non può essere morto. Cazzo. Merda. Porca puttana. Cazzo. Tony, avviciniamoci. D'accordo. È entrata nel vicolo. Ah, c'è la porta qui. Ok, la porta si è anche chiusa, non è male. Falla a prendere, bella. E allora, lì c'è un buchetto. Bisogna stare attenti. Ok. Allora, bisogna che tiro un mattone. Va a fare in culo laggiù. Cos'è? Vai. Grande. Ehi, che hai, piccola? C'è un mattone qui. Ashley! Che sta succedendo? L'hanno uccisa! Abbiamo compagnia! Non è vero! Prendiamo la strada, avanti! Gesù, cos'è stato? Ok, un altro fatto. Dai, dai. Crea questo silenziatore, per favore. Porca puttana. No, stavolta devo sparare al cane. Mi dispiace, ma... ragazzi, mi dispiace. Sto male. Lo so che ci sono, sì. Cazzo. Aiuto. La situazione è abbastanza complessa. Sti poveri cagnolini. Sti poveri cagnolini. Ok. Poverini. Cosa c'è di qua? Let's go. Yeah. Chiudi tutto, va. Sembra troppo calmo a sto punto. Qua bisogna salire sopra. E lì c'è un bidone. L'avranno sentito? Ah, vedi, c'è l'inculata. Mi ha fatto rumore. Vieni con me. All right. Temo il peggio, ma a quanto pare mi sto sbagliando fino adesso. A quanto pare mi sto sbagliando per il momento. Vediamo, vedremo. Boris! Ancora Boris. Una nota dedicata a Boris. Mi spiace tanto, quello che i lupi hanno fatto a Sofia è terrificante. Non posso far a meno di sentirmi in qualche modo responsabile. Ho sempre spronato la città a opporsi ai lupi. Quando lei ha iniziato a imbrattare di vernice le loro scritte, avrei dovuto fermarla. Non te ne avevo mai parlato, pensavo avrebbe smesso. Ah, quindi lei imbrattava e quindi l'hanno ammazzata. So che vorresti vendicarti, credimi, capisco cosa provi, ma non possiamo, non ora, dobbiamo usare la testa, attendere che si calmino le acque. Gli altri si aspettano che sia tu a gestire la situazione. Del resto comandavi tu prima dell'epidemia. È il momento di riprendere le redini, prima di perdere tutto ciò per cui abbiamo sempre lottato. E qua? Rotelle. Che cazzo è questa? Che diavolo è? Una specie di bomba. Le trappole esplosive si attivano quando un nemico è nelle vicinanze. Oh, madonna mia. Venite a prendermi, stronzi. Ma insomma, è romantico. Oh, madonna, qua. Cosa facciamo? Andiamo giù o no? Certo che andiamo giù. Ma ci inculerà questa scelta, sicuro. Abbiamo fatto una cazzata. Sono due, peraltro. La strana coppia. Questi rumori leoneschi e bestiosi. Eccolo! Fernando! Anche se lui è più un Renato. Renato! Cazzo, sono accerchiato. Porca puttana! No! Merda! Me ne vado, basta, ho capito.
cazzo. Io non lo so, mi sono affezionato a sti due ormai. Li voglio bene. Ma bisogna che me ne vado, dai, capito? Volevo vedere che cazzo c'era. Ma sono troppo pazzi. C'è sta roba? Sport all'aperto, in questo numero c'è 16 15 mirini per fucile da caccia. Qualcosa abbiamo rimediato, dai. Aiuta. La smetto di tenere questa bomba in mano, per favore? Ho visto che ci sono già degli amici qua. Sarei matto che me ne vado così. Eccolo là, Alfiero! Vieni, vieni, Alfiero! Non sei... C'è un Schimbler dietro di te. Non eri solo, amico mio. Preso. Niente, adesso ci vuole un quarto d'ora prima che arriva qua. Dai, Artemio, che devo andare! Dai, levati dai cosi. Va bene, va bene. Sei tu il padrone, va bene. Ora torna a prendere le tue medicine, per favore. Ciao, Artemio. Non c'è un cazzo qui. Artemio, mi hai fatto fare sto giro per il cazzo. Non c'è niente, Artemio. Vaffanculo, Artemio. Speravo in un... in un premio prestigioso, ma... Forse di qua. Esatto. Cazzo è sta roba? Un'altra nota per Boris? No, per Uli. Uli, sai che resteremo sempre legati a Hillcrest, ma dopo la morte di Sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio insieme agli altri, necessario per proteggere i nostri figli. Famiglia Brandman, PS, abbiamo visto Boris un paio di ore fa. Abbiamo provato a scambiarci due parole, ma non sembrava in sé. Dovresti parlargli, spero vi riunirete a noi. Che cazzo è qua? Che cazzo è qua? Non so che arma usare, perché non ho idea di cosa ci sia dentro. Ho paura. Oh merda. Oh cazzo, via la bomba. Ok. Sì, per favore. Allora, lasciami lavorare. Che cazzo era? Cazzo! Non ci credo. Porca troia! Madonna, che paura! Porca troia, puttana boia! Allucinata nel nord! Cazzo! Merda! Cazzo, non avevo calcolato che sarebbe venuto di là quei rumori, sto stronzo. Fanculo. Allora, cosa c'è qui dentro? La cassaforte. E che combinazione metto, perdonatemi. Devono essere chiusi qui dentro da anni. Erano rimasti chiusi qui per anni. Guarda che roba. È una madonna. Qui non sono stato, va. Qui c'è una nota. Non vedo numeri bene. Uli, è stato Boris. L'ho visto aprire il fuoco contro il furgone di quella pattuglia del Wolves. Dio santo, posso capirlo. Gli hanno ammazzato una figlia, ma così ci ha condannati a morte. L'unica soluzione è consegnarlo. So che siete amici, ma se i lupi hanno sparato una ragazzina per dei graffiti, non oso immaginare come reagirebbero con la comunità se scoprissero che tra di noi si nasconde l'assassino di tre dei loro. Vediamoci al solito posto dopo il coprifuoco. X. Mille fazioni, cazzo. Eccola! Eccola! Ehi, Dale ti chiederà la combinazione della cassaforte, ma è meglio se tu vai di persona all'officina per inserirla, altrimenti ti scoccherà altre 8 volte. 30-82-65. 30-82-65. Qualcuno dovrebbe fare due chiacchiere con la moglie. Capisco che spera che prima o poi migliori, ma è ora di essere pragmatici. Dicono che il Wolf abbia dei veri medici alla base. Nessuno la biasimerebbe se ne approfittasse, a parte Boris, ma lui può andarsene a fanculo. Ebbene, allora, peraltro qui c'è qualcosa di importante, perché se no... 30... Ok, 82, eccolo qui, 65. Cosa c'è qui dentro? Ah, la fondina più il mondo. E la fondina serviva assolutamente. Com'è bello sto posto senza rompicoglioni. Ecco qua, esatto. Oh, finalmente vedo le frecce. Finalmente. Ehi. Che cos'è stato? Porca puttana. Merda. Merda. Sei stato tu, Tommy.
No, non sono suoni umani. Sono parecchi. E tanti saluti. Dai, Giorgio, vieni qua. Eccolo. C'è il singhiozzo, poverino. Vieni qua, basta, guarda, basta un colpetto e passa tutto. Ecco un altro col singhiozzo, vieni qua. Ho un rimedio pazzesco per il singhiozzo. Oh. Visto? È passato tutto il singhiozzo, ve l'avevo detto. Andiamo a vedere questa casetta qua. Non c'è niente. Cazzo, non ho il non ho più il silenziatore. Sono particolarmente disperato. Vediamo, c'è un bigliettino di qualcuno. Leggiamo. Yolanda! Mi dispiace, non posso continuare a prendermi cura di Alfie. Avevi ragione sui lupi, si sono rivelati un male peggiore dell'esercito. Quello che non mi aspettavo è la mancanza di unità del quartiere. Hanno visto tutti ciò che i lupi hanno fatto alla mia Sofia. E qual è stata la loro prima reazione? Provare a rimediare? Avevo diritto a esigere la mia vendetta sui lupi. Avrebbero dovuto appoggiarmi, invece mi hanno tradito. Per questo ho iniziato da loro. Madonna, quanto scrive. Li ho avvelenati uno dopo l'altro, non per ucciderli, solo per sedarli. Quindi ho trascinato i corpi in un garage invaso dalle spore. Uli si è svegliato, abbiamo lottato. Sono riuscito a chiuderlo dentro, ma mi ha morso. Cazzo. Quei traditori saranno costretti a guardarsi negli occhi mentre si trasformano. Patiranno come cani, spero mi pensino, poco prima di perdere il senno. Sta succedendo anche a me, ormai non manca molto. Spero tu abbia trovato la pace, lontano da questa città di merda. E ti auguro di non tornare, per non vedere questo orrore. In caso contrario, ti chiedo scusa, Boris. Cristo. E questo? Sconti, 25% di sconto. Dove? Saldi, sconti da prendere al volo. Fermatevi a Rosemont per approfittare di offerte imperdibili. Grazie mille, non mi interessa, nonna. Non abbiamo un soldo, siamo poveri. Io direi che ci fate lo sconto, non cambia assolutamente niente per noi. Noi entriamo qui dentro. Cazzo. Mollami. Stalker di merda. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma tu ne valevi la pena. Alleluia, alleluia, alleluia. L'arco. L'arco. Sì, cazzo. Yeah. Yeah! Niente male. Yes! È ora di creare un po' di frecce. Yeah, motherfucker. Sono felice, ragazzi, sono molto felice. Ma vorrà dire che saranno ancora più cazzi. Bel modo di usare i manichini. Ok. Va bene, ma così spreco le frecce, oh. Dammi le frecce. Cioè, magari uno inizia la parte 2, la parte 1 l'ha giocata 3000 anni prima. Ehi, un'altra intrusa, una ragazza. Dove è andata? Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Ma sì? I bersagli sono due. Quel fumo da dove viene? Ha fatto saltare un camion. Perché non l'avete fermato? Cosa? Credo di aver sentito qualcosa. Andiamo noi. Vai, bello. Cazzo. Ci stanno attaccando! Credo venisse da laggiù. Ho sbagliato. Madonna, proprio all'ultimo. Vediamo che succede. Vieni indietro. Andiamo, bello. Ok, ora possiamo usare la cosa in maniera costruttiva, per favore? Oh, cappa, se mi piace. Che c'è, bello? Allora, crea frecce. È Drew! È morto, cazzo! Ho preso. Oh. Ok. Deve aver chiuso la porta. Oh, cappa. Andiamo a vedere che venite, succede. Venite! Copro io! Oddio! Maledizione! Oddio! Nora! Okay. Credo venisse da là dietro! Lì!
speravo fosse l'ultimo. Invece sto cazzo. Ah beh, perché c'è uno lassù, fanculo. Ma che cazzo è? Trovatela ed eliminatela. Sì. Ok. Qui si apre? Sì che si apre. Caputtana, sono un botto. Ok, si è girata testa a testa il cazzo. Nessuno ha visto. Oh, ma che cazzo. Un'altra vittima. Un'altra vittima, sì. Non possiamo farci fregare così. No, hai ragione. Cazzo, non ho più il silenziatore, non me l'ho accorto, fanculo. Chi arriva? È arrivato in massa, vero? Va a prenderla, bello! Ah, cazzo! Ah, merda! Dove sei, figlio di troia? Ok. Lì! Avanziamo! Sì! Mi hai fatto prendere un colpo! Ah. Dov'è? Ok, qualcun altro? Cazzo! Ah, mamma mia, che dispiacere! Fortuna che è finito! Credo sia finita la questione, ma andiamo un po' in giro. Devo rifarmi un po' al bottino, che qua mi avete prosciugato, bastardi. Voi e i vostri cani di merda. Ma non è grande sto posto. Quante robe nasconde. Ma d'altronde dovevano aspettarcela, che prima o poi con tutte quelle rotelle sarei arrivato. Vabbè, qui direi che abbiamo finito tutto. Possiamo anche scendere da qui, che non ho assolutamente voglia di fare tutto il girone. Ho sentito un suono. Non ci credo. Cazzo, uno è rimasto alla fine. Ah no, ce n'è un altro poi, va. Deve essere lei. Ehi. Okay. Cazzo. Ok. Madonna, ma erano un botto in sta zona qui, oh. No. Era buono come questione. Oh, brava, devi rimanere lì un po' di più, così. Cazzo! Merda! E ovviamente non è finita. Madonna, ma quanta cazzo di gente c'è oggi, oh! Ma non finisce più qua. A che servono tutte queste squadre per un intruso? Non lo so. Per la scuola e lo studio TV. Pensavo fossero ieri. Gli intrusi potrebbero essere loro alleati. Ok. Occhi aperti. Sì. Allora, due le abbiamo fatte fuori, però... Cristo santo! Che cazzo è stato? Scusami, bello, ma io devo sopravvivere. Come faccio? Ma quante cazzo di macchine ci sono? Noi siamo vicino all'autostrada? Porca ancora puttana! Niente. Cazzo vogliono questi troppi? Prendiamo l'unico e scoppiamo. Chi è? Calchiamo. Evitiamo i rischi. Ah. Credo venisse da lì dietro. Sti cani di merda. Facciamo la zona. Non siamo soli. Ascolta, mi avete rotto i coglioni, Poverina. Oh, cazzo. È andata che bella. Frecce. Musica di tensione, porca mondia. C'è roba. Rotelle. Sì. Di qua. Vai giù subito, va. No. La recinzione. Dobbiamo stanarla. Vai. Ah, cazzo.
Cazzo. Dai, preparati a morire, pronta! Curati, curati! Andiamo di uscire da sto casino. Un'intrusa qui! Cazzo! Aiuto! Ah, cazzo! È Tommy! Sì, dai, lui. E tu che cosa ci fai qui? Ma no, è Jesse! Come potevo lasciarvi da sole? Ma che cazzo ci fai qui, Jesse? Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Vediamoci. È andata di là. Cazzo, sono tanti. Purtroppo non possiamo stare qui a parlare molto. Sì, sono tanti. Ho appena affrontato una città. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Come sì? Oh, ok. Vedi il furgone. È questo il piano. Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Perché puttana. Sei pronta? No, no. Sì. Non sono assolutamente pronta. Usa la testa. Ok, che cazzo stiamo cercando? Un intruso. Quello a sinistra è mio. Di nuovo, cazzo. Ci servono più guardie sulle mura. Non dirmelo. Proviamo in quella casa? Sì. Ah, come cazzo faccio io qua, però? Silenzio. Ok. Colpi. Di un angolo, tesoro. Sali! Salgo! Ok. Ti provo! No! E vaffanculo! Oddio. Dai, parti, cazzo. Vai. Vaffanculo. È dura. Aiuto! Minchia! Non finiscono più! Che bordello! Ci sono altri problemi da risolvere! Madonna mia.
che cazzo. Porca tra, questa è stata una sequenza spettacolo. Minchia ragazzi. Tutto ok? La grande. Ok. Sono questi cambi di ritmo che amo. Su, andiamo. Porca puttana. Grazie. Wow. Ok. Fantastico. Dina. Oh mio Dio. Jess. Ciao Dina. Stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. Direi. È meglio entrare. Dopo quella sparatoria. Sì. Ok, vieni. Di 20 chilometri. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? Solo un mal di stomaco. Vieni, mettiti comodo. Sì, in effetti Jesse porta un po' sfiga. Appena arrivato è successo un macello. No. Ah, non devi, davvero. No, smettila. Però ci ha salvato, teoricamente. Ci ha aiutato a salvarci. Quando salvarci. Sei partito da Jackson? Il giorno dopo di voi. Ma in Oregon ho trovato troppa neve. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungervi. Ah, sì. Ah, è gelosa.